La Lectio Magistralis di Sgarbi, con l'intervento del noto critico d'arte, si è conclusa a Trapani la manifestazione Panorama d'Italia. Ad una settimana dal voto manifestazione, ieri a Trapani a sostegno delle ragioni del sì, presente all'iniziativa l'eurodeputata del PD, Simona Bonafè. Operazione antidroga a Porta Nuova, la polizia di Marsala ha arrestato uno spacciatore, sequestrata hashish e marijuana. Violenza di genere, questo è il tema del seminario organizzato da CGL, CISL e UIL, che si è tenuto questa mattina alla Camera di Commercio di Trapani. E per lo sport, Cosmi va o Cosmi resta? Dopo la sconfitta di sabato a Pisa, queste sono ore cruciali per il futuro dell'allenatore perugino sulla panchina granata. Invece la pallacanestro Trapani vince a Latina, finisce 75-81. Eccoci con la diretta della nostra seconda edizione del TG. Si è chiusa ieri con una Lectio Magistralis di Vittorio Sgarbi nella chiesa del Collegio dei Gesuiti a Trapani la manifestazione Panorama d'Italia. 5 giorni di eventi in città organizzati dalla testata giornalistica Panorama per proporre una serie di incontri, confronti che hanno voluto promuovere il territorio anche con ampi articoli giornalistici sul noto settimanale. Il lancio è assolutamente positivo, più di 5.000 trapanesi si sono iscritti per partecipare agli eventi, stasera avevamo 700 persone in questa chiesa ad ascoltare che cosa? Ad ascoltare perché questo è un territorio che pur essendo stato violato, maltrattato, stuprato per alcuni versi, è un territorio che resiste perché le sue bellezze resistono al tempo, resistono all'incapacità dell'uomo di saperle valorizzare. La lezione di questa sera di Vittorio Sgarbi è questa, soltanto ripartendo dalle radici di questo territorio può pensare di rilanciarsi. È quello che abbiamo raccontato in questi 5 giorni, in tutti gli ambiti, attraverso la politica, il confronto con le istituzioni, gli imprenditori, la cultura, l'enogastronomia, la musica, il cinema. Abbiamo cercato in tutti i modi di mettere energie positive all'interno di questo circuito di Panorama che mai come a Trapani ha raccolto calore, entusiasmo e passione da parte di tutti i partecipanti. A conclusione dell'evento una Lectio di Vittorio Sgarbi ospitata nella chiesa del collegio Gremitissime che rappresenta l'orgoglio dei trapanesi. Sgarbi, con il supporto delle immagini, quasi fosse in videocatalogo, ha presentato i pezzi pregiati di un immenso patrimonio architettonico museale di cui è ricca la nostra provincia. Ho mostrato quello che ha in qualche modo alterato la fisionomia del paesaggio e di alcuni luoghi importanti, compresa Segesta, visto che anche Segesta ha paleoliche dietro la sua architettura. E quindi questo è stato il percorso. Poi la città di Trapani, questo complesso monumentale straordinario, avrei dovuto dire e posso dire soltanto delle cose positive. Probabilmente comunque non si riesce a mettere bene in rete questo grande patrimonio e sostanzialmente anche a monetizzarlo dal punto di vista turistico. Beh, il turismo in Sicilia non è solo un problema di Trapani, è che tutta l'isola è ritenuta un'isola con una serie di situazioni difficili che la rendono molto meno frequentata di Ibiza, Formentera, le Baleari, per cui si è creata sulla Sicilia una specie di maledizione che vale per le attività imprenditoriali e anche per quelle turistiche, per cui si è persa un'occasione che si potrà recuperare, io spero, perché la bellezza comunque prevale e sopravvive nonostante come sia stata trattata, ma l'organizzazione e la gestione di questo patrimonio sono ancora da cominciare. Una settimana al voto ieri a Trapani a sostegno delle ragioni del sì al prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre, la voce di Simona Bonafè, eurodeputata del PD. Una sala gremita, degna delle più agguerrite competizioni elettorali, ha fatto da scenario ieri sera alla Baia dei Mulini a Trapani all'evento organizzato dal PD, segnatamente dall'onorevole Paolo Ruggirello, a sostegno delle ragioni del sì e che ha visto la prestigiosa presenza dell'europarlamentare Simona Bonafè, oltre che di alcuni rappresentanti dei vertici del partito, dalla senatrice Pamela Orrua ai deputati regionali Antonella Milazzo e Paolo Ruggirello e al segretario provinciale Marco Campagna. La platea è una platea fatta anche di soggetti istituzionali, di consiglieri comunali che mi sono stati a me vicini da tanti anni e sul sì ci crediamo, crediamo infatti su quello che sarà un cambiamento che Matteo Renzi e tutta la sua struttura e il Partito Democratico Nazionale si è intestato e abbiamo voluto una esponente di lusso, se vogliamo così definirla, nella Simona Bonafè come rappresentante del partito, come rappresentante del partito in Europa
e come giovane donna che ovviamente anche qui è un impegno, una promessa di voler rivoluzionare nell'ambiente politico più donne rispetto agli uomini, lo si è fatto già nel passato con le varie leggi e credo che la stessa Simona ha dimostrato nella sua attività politica di saperci fare e di essere un punto fermo e di riferimento anche per quello che possono essere le problematiche nostre in Europa, dalla pesca a quant'altro, dove deleghiamo anche lei come punto di riferimento per le nostre politiche locali. Una manifestazione comunque che ha dato il senso di come, tardivamente forse, si è colta l'esigenza di entrare nel merito della riforma, i cui temi principali sono stati naturalmente affrontati nell'intervento della europarlamentare che ha ricevuto grande attenzione da parte dei presenti. Votare sì oggi significa portare quel cambiamento di cui il nostro Paese ha bisogno e che per troppi anni è stato promesso e non è stato mantenuto. Votare sì significa non solo rendere le istituzioni più semplici, abolire il bicameralismo paritario, abolire il CNEL, ridurre i costi della politica e ridurre il numero dei parlamentari, ma significa anche e soprattutto continuare a sostenere un processo di cambiamento, che è un processo di cambiamento che vede nella legge costituzionale la riforma madre, ma che è un processo di cambiamento che ha portato avanti anche altre leggi molto importanti, il Jobs Act, la riforma della pubblica amministrazione. Quindi votare sì significa andare avanti. Tutto non è stato fatto, abbiamo ancora tante cose da fare, votare sì significa andare avanti per questa strada. È vero, sono gli ultimi giorni, non parliamo di sondaggi, anche perché i sondaggi ultimamente, diciamo che con tutto rispetto per i sondaggisti, però diciamo che non hanno... È di moda oggi che i sondaggisti possano essere smentiti. Ecco perché le dico, non parliamo di sondaggi, sono gli ultimi giorni, dobbiamo rimboccarci le maniche e soprattutto dobbiamo spiegare nel merito perché votare sì, perché di bugie intorno al no ne girano tantissime. E se spieghiamo perché nel merito dobbiamo votare sì, non c'è partita. E io sono convinta che possiamo convincere tanti indecisi. Domani mattina a 12:30 sarà a Trapani, nella segreteria provinciale del PD, l'onorevole Davide Zoggia del gruppo dissidenti del partito che hanno come punto di riferimento l'ex segretario Luigi Bersani. Il deputato terrà una conferenza stampa nel corso della quale illustrerà le ragioni che hanno portato lui ed il suo gruppo a sostenere la linea del no. Adesso invece la cronaca, operazione antidroga a Marsala, dove la polizia ha eseguito un arresto durante il fine settimana. L'operazione ha interessato l'area compresa tra la Piazza della Vittoria e il Viale Sonzo, dove i poliziotti hanno documentato la cessione di marijuana effettuata nei pressi di Porta Nuova. In manetta è finito Enrico Graffeo, di 42 anni, chiamato a rispondere di detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione dell'indagato, ritenuto uno dei maggiori spacciatori di quell'area, gli agenti avrebbero rinvenuto un panetto di hashish, un sacchetto di marijuana, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Adesso Enrico Graffeo è agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria. L'operazione rappresenta il corollario di un'intensa attività per reprimere il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sabato pomeriggio Raffaele Sollecito, nella sala conferenze dell'Accademia Kandinsky a Trapani, ha presentato il suo libro A un passo fuori dalla notte. Sabato pomeriggio al Principe di Napoli, sede dell'Accademia Kandinsky, è stato presentato il libro dell'ex studente di Perugia che ha raccontato la sua odissea processuale e personale di quando venne ingiustamente accusato di essere stato l'assassino di Meredith Kercher assieme alla sua fidanzata Amanda Knox. 9 lunghi anni con 4 anni di carcere, 6 mesi di isolamento e ben 5 processi, con oltre 37.000 telefonate intercettate disposte dai PM solo a carico dei suoi familiari per un teorema accusatorio che faceva acqua da tutte le parti, come due corti d'appello hanno scritto nero su bianco. Alla fine la luce in fondo al tunnel con la piena assoluzione. Ma Sollecito nel suo libro tratta per ampi spazi anche la sua vita carceraria e ciò che essa provoca nei detenuti, dentro e fuori quelle mura, nel suo rapporto con la società civile. Assieme all'autore erano presenti la dottoressa Doriana Cutino, presidente del club Chivanes di Valderice, il dottor Nicolò Renda, esperto di criminologia, l'avvocato Nino Marino,
penalista del Foro di Trapani, e l'avvocato Giacomo Frazzitta, presidente della Camera Penale del Tribunale di Marsala. A moderare l'incontro il nostro giornalista Wally Cammareri, per una iniziativa patrocinata dalla nostra emittente, da sempre sensibile alle tematiche della giustizia, delle sue storture e del garantismo giornalistico che purtroppo anche Raffaele Sollecito, poco più che ventenne, ha dovuto subire per una stampa indotta, o meno che lo sia stata nella circostanza, che si è da subito mostrata colpevolista nei confronti dei due ragazzi. Giovedì alle 20.30, in replica alle 23, la vicenda Sollecito sarà l'argomento trattato da Wally Cammareri nella sua trasmissione Agorà. La criticità nella gestione degli asili nido comunale è stata oggetto di un'interrogazione del consigliere abbruscato al sindaco di Trapani, Vito Damiano. Il consiglio comunale, per la verità, aveva iniziato un percorso virtuoso. Aveva cambiato un regolamento che era sbagliato di suo, l'abbiamo aggiornato alle esigenze reali e più moderne del cittadino e si credeva che potesse andar bene. Il primo anno, che era l'anno scolastico 2015-16, c'è stato un miglioramento. Incredibilmente quest'anno, per fattori esterni, cioè dovuti alla sicurezza e strutturali e problemi dei siti degli asili, sappiamo che ce n'è uno in via Marino Torre totalmente chiuso e tutti gli altri che hanno un uso e una fruibilità 30 persone massimo, compreso gli operatori. Un doppio danno, ritengo, per l'amministrazione. Prima, perché non riusciamo quindi a dare la risposta concreta al cittadino, e questo è grave già di suo. Secondo, incredibile ma vero, in una pianta organica del comune dove ci sono delle carenze di risorse umane davvero pesanti, e non è colpa di questa amministrazione, perché sappiamo che l'andazzo qual è, eppure riusciamo ad avere 13 persone, tra cui 11 operatori, quindi assistenti a asili nido, che non riescono a lavorare, e non certo per colpa loro. Io ritengo che questo sia davvero grave. Allora, qual è la proposta? Perché io capisco che ormai questa amministrazione, alla quale io davvero non voglio fare polemiche, lo dico davvero con convinzione, è una proposta che faccio. Organizziamoci, facciamo gli atti proprietari affinché si possa esternalizzare due asili di questi quattro all'esterno, in maniera tale che il privato, che comunque è sempre un servizio ottimo, come fanno tante altre amministrazioni, può usare i fondi PAC e quindi liberare addirittura risorse umane e possiamo investirle all'interno. Ci tengo a ribadire una cosa, sono quello che ha voluto con tutte le forze il nuovo regolamento e credo davvero che il servizio pubblico, soprattutto dell'asilo nido, sia importantissimo e deve rimanere. Però dobbiamo dare atto a quello che è nella situazione in questo momento. E allora stare fermi, consentitemi, non conviene, bisogna essere sempre propositivi ed è questa la proposta che spero venga accolta e la prossima amministrazione diventerà anche un cavallo di battaglia per la prossima, diciamo, competizione elettorale, credo. L'amministrazione comunale di Trapani ha reso noti i risultati in materia di democrazia partecipata del sondaggio online a suo tempo lanciato. La maggioranza delle preferenze sono andate alle luminarie natalizie. Concluso il sondaggio online relativo all'utilizzo della somma di 40.453 euro corrispondente al 2% delle somme trasferite dalla Regione al Comune di Trapani e in attuazione del decreto regionale che prevede forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune. Nel sondaggio erano state indicate tre proposte su cui dare una preferenza: acquisto, ripristino e installazione di arredo urbano e verde pubblico anche in occasione delle festività natalizie, interventi di solidarietà sociale in favore di cittadini indigenti, azioni per migliorare la comunicazione con il cittadino con utilizzo di sistemi applicativi innovativi. Il 50% dei cittadini si è espresso per l'arredo urbano, il 42% ha dato la preferenza per gli interventi di solidarietà e solo l'8% si è mostrato interessato alla comunicazione tecnologica. Il sindaco Vito Damiano ha espresso la sua soddisfazione per questo sondaggio, soffermandosi sull'importanza del coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche, che rappresenta un passo importante per la crescita e la costruzione di una comunità attiva e propositiva.
Nel Salone delle Conferenze della Camera di Commercio di Trapani ha preso il via il progetto Mediterraneo Culture a Confronto, promosso dall'Associazione Diritti Umani contro tutte le violenze rivolto alle scuole, che punta ad usare gli strumenti della cultura per contrastare ostilità e preconcetti presenti tra le diverse aree del Mediterraneo. È aperto i lavori del convegno l'Aurora Ranno, presidente di Coitulevi, invitando a riflettere sul valore della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Invece violenza di genere, riflessioni sul fenomeno e considerazioni del territorio, il tema di un seminario organizzato da CGL, CISL e UIL che si è tenuto a Trapani questa mattina nella sala conferenze delle Camere di Commercio di Trapani. Tra gli interventi quello della ricercatrice dell'Università di Palermo Ignazia Bartolini, che ha parlato di violenza di prossimità, la vittima, il carnefice, lo spettatore, il grande occhio. Il messaggio di questo seminario è coltivare le capacità positive delle persone, sin da quando sono piccole. L'idea principale è che nessuno nasce privo di contenuti. Non esistono tabule rase. I bambini che diventeranno futuri uomini violenti, le donne che diventeranno future vittime dei loro abusatori, sono in realtà soggetti che sin dall'inizio hanno avuto la possibilità di scardinare l'idea che la violenza è sdoganarla, l'idea che la violenza sia un comportamento, un atteggiamento normalizzato, che sia possibile. Noi abbiamo livelli pratici, concreti e simbolici della violenza. Io chiederei, ed è quello che ho detto oggi, di lavorare sui livelli indiretti di violenza, quelli con i quali le donne soggiacciono ancora ad oggi nella vita pubblica a poteri maschili e diventano, malgrado ottime professioniste, donne comunque affermate, diventano nella vita privata vittime di relazioni improprie, soffocanti, abusanti. Il passaggio è una crisi epocale, gli uomini hanno perso l'identità pubblica, sono sempre meno vincitori nella sfera pubblica e sempre più perdenti, e la loro perdita di contrassegni esteriori, quindi di posizioni dominanti, di ruoli sociali eccetera eccetera, diventano forme di prevaricazione nella vita privata. Le donne diventano le loro vittime perché sono vittime esse stesse di idee, concetti, pregiudizi con i quali rinunciare a una relazione significa fare molto male a se stesse e ai propri figli. Accettare relazioni violente significa invece diventare non solo delle buone donne all'esterno, ma delle ottime madri e delle ottime mogli. Questo non è quello che deve più accadere. Coltivare nei bambini e negli adolescenti capacità positive significa educarli alla democrazia. Coltivare nelle donne capacità positiva significa insegnare loro a scindere i livelli con i quali vorrebbero essere delle ottime madri o delle ottime mogli, senza essere prevaricate da un dominio maschile, da quelle che è invece poi il loro sogno, il loro desiderio d'amore. Essere un'ottima madre non significa subire violenza. Essere un'ottima moglie non vuol dire resistere in relazioni devianti. E adesso lo sport, il calcio, sconfitta a Pisa per il Trapani, sempre più ultimo in classifica, ore cruciale per il destino di Serse Cosmi. Allenatore a rischio esonero? Sì, anche il direttore sportivo parrebbe. Ore cruciali per il futuro della panchina del Trapani. La sconfitta di Pisa ha esaurito il bonus a disposizione dell'allenatore perugino, che al termine della gara ha avuto anche parole forti per il presidente della Lega Abodi, reo di tutelare la società Pisa Calcio. Accuse al cui il presidente ha prontamente risposto, rispedendo al mittente le accuse. Nessuna ufficializzazione quindi, ma il tantam dei nomi che potrebbero sostituire Cosmi si è fatto sempre più insistente. Se esonero ci sarà, in pole position ci sarebbe D'Aversa, allenatore che, il caso vuole, quando era alla guida del Lanciano venne esonerato proprio dopo la sconfitta per 3-0 rimediata contro il Trapani. E poi Azzori e Bergodi. E per quanto riguarda Sensibile, anche per lui si parla di sostituto ed il nome più forte sembrerebbe quello di Cristallini. Inevitabilmente, alle 15, se non dovessero arrivare altre notizie prima, il mistero verrà svelato. Basterà vedere chi ci sarà a condurre gli allenamenti in vista dell'anticipo casalingo di venerdì contro il Carpi.
Torniamo però al calcio, quello giocato, andiamo a vedere i risultati di questa 16ª giornata del campionato di Serie B. Virtus Entella Spezia era l'anticipo, terminato 1-1, Brescia Ascoli 1-0, vince 2-0 il Carpi in casa col Cittadella. Il Carpi la prossima avversaria del Trapani, vi ricordo che si giocherà in anticipo venerdì sera allo stadio provinciale. Cesena Avellino 3-0, Frosinone Ternana 1-1, pareggiano 0-0 Perugia Novara, Pisa Trapani 1-0, Spal Latina 0-0, Vicenza Benevento 0-0, vince il Verona in casa con il Bari 1-0. Questa sera poi in diretta Sport Sud lunedì seguiremo il posticipo tra Salernitana e Provercelli con il fischio d'inizio fissato per le 20:30. Questa è invece la classifica che vede sempre in vetta il Verona a quota 33 punti, seguito dal Frosinone che ne ha 31, Benevento e Cittadella 28, Spal 26, Perugia 25, Virtus Entella e Carpi 24, Spezia 22, Brescia 21, Bari 20, Novara, Latina e Pisa 18, Salernitana 17. Invece a 16 troviamo Provercelli, Cesena, Ternana e Avellino, Ascoli e Vicenza 15, fanalino di coda e il Trapani a quota 11 punti. Adesso invece passiamo al basket, vittoria per la Pallacanestro Trapani di scena ieri a Latina, una vittoria che riscatta le due sconfitte consecutive in trasferta. Vittoria meritata, anche se in questo caso il terzo quarto non è stato come ci si aspettava. I Granata hanno incassato un parziale di 14-0 dai padroni di casa, ma la Pallacanestro Trapani non ha mai mollato la presa. Sempre avanti in tutti i quarti, con Meis e Renzi su tutti, autori rispettivamente di 20 e 25 punti. I Granata sono riusciti a contenere gli avversari più pericolosi, sfruttando la buona costruzione di gioco. Queste le parole di coach Ducarello al termine della gara. I complimenti vanno di sicuro ai miei giocatori che hanno interpretato per bene la partita, perché avevo chiesto a loro già la settimana scorsa una reazione alle due sconfitte che avevamo fatto fuori casa, e la reazione c'era stata, però volevamo cercare di dare continuità e avevamo bisogno di avere anche una reazione fuori casa. E per questo avevo chiesto di essere il più solidi possibili, e credo che durante la partita abbiamo dimostrato solidità sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Nel primo tempo siamo stati molto ingenui, perché abbiamo commesso 11 palle perse, dove abbiamo consentito sempre a Latina di stare vicina a noi, allo scarto che avevamo creato. Però subito dopo, nel secondo tempo, siamo stati più lucidi, più attenti, soprattutto nella costruzione del gioco, a non commettere l'ingenuità che abbiamo commesso durante il primo tempo, dove Latina ha giocato tanto in contropiede, soprattutto per superficialità nostra e per merito di Latina, ma anche per superficialità nostra, perché abbiamo commesso troppe palle perse. Abbiamo tirato con buone percentuali al tiro da tre punti, dove per esempio Viglianisi è stato molto lucido nella parte finale, e abbiamo alternato situazione sia dentro, cercando di mettere in ritmo anche Andrea Renzi, che è un nostro punto di riferimento dal punto di vista offensivo, e anche gli altri giocatori perimetralmente. Per il resto sono molto soddisfatto, prendiamo questi due punti che sono due punti importanti e rinizieremo la settimana di sicuro con un morale molto più alto. Risultati della nona giornata di A2 Ovest: Biella Legnano 71-64, Biella è la prossima avversaria della Pallacanestro Trapani. Virtus Romero Basket Roma 79-80, derby combattutissimo. Latina Trapani 75-81, Scafati Tortona 68-75, Agrigento batte in casa Rieti 81-67, Siena Agropoli 66-72, vince Treviglio in casa di Casale Monferrato 78-73, Reggio Calabria Ferentino si gioca questa sera alle 20:30. In classifica Biella è prima a 16 punti, seguita da Tortona, Siena e Legnano, di punti ne hanno 14, Trapani e Treviglio appaiata 10 punti, e poi 8 punti troviamo Rieti, Virtus Roma, Agrigento, Latina, Eurobasket Roma e Ferentino. Agropoli di punti ne ha 6, invece chiudono 3 squadre a quota 4 punti, e sono Casale Monferrato, Scafati e Reggio Calabria.
Si è tenuta ieri con partenza dalla sede della SD Zona Cambio a Trapani la prima tappa del circuito Challenge di Duathlon Sprint. A partecipare 50 atleti tra uomini e donne provenienti da tutta la Sicilia. 5 km di corsa, 20 di bici e 2,5 di run sul circuito costruito nel quartiere di Villa Rosina. A trionfare Giuseppe Adamo, seguito dal palermitano Matteo Giammone e dal partanese Francesco Sedita. Tra le donne a vincere Valera Maiella. Per la staffetta invece hanno trionfato il duo Spanò Agosta. La seconda tappa, sempre dello stesso percorso, si terrà il 18 dicembre. Per iscriversi e contattare la SD Zona Cambio alla mail pietrorallosport@libero.it, sulla pagina Facebook Trapani Men. Questi eventi poi porteranno alla tappa del 9 aprile 2017 del Trapani Men, che si svolgerà a San Vito Lo Capo. Adesso invece chiudiamo con gli appuntamenti. Questa sera alle 20.45 diretta di replica a mezzanotte andrà in onda Sport Sud lunedì. Si parlerà del Trapani Calcio, invece per la pallacanestro Trapani in studio il playmaker Claudio Tommasini e in studio anche il giornalista Leonardo Fonte. Invece alle 23 per Seconda Repubblica si parlerà del referendum costituzionale. Il Rocco Giacomazzi ospiterà gli avvocati Luigi Bosco e Vital Badangelo e l'onorevole Leonora Locurto. E adesso pubblicità, torniamo qui con la diretta della nostra seconda edizione del TG.